Buongiorno, sono Enrico Morandini di Omitech e oggi vi propongo una breve dissertazione su come i robot sociali possono essere uno strumento di aiuto nel campo dei servizi alle persone. Presento Omitech, che è una società di informatica che opera da più di 20 anni sul mercato italiano e ha diverse strutture, una come Manager Service Provider per soprattutto società nell'ambito delle telecomunicazioni, una società multimediale, Omitech Crea, e la divisione robotica. Siamo circa una quarantina di persone con diverse sedi in Italia. La mission di Omitech Robot è quella di sviluppare progetti per la robotica sociale. Nel 2013 abbiamo iniziato questo percorso di sperimentazione e ricerca nella robotica, convinti che nel lungo termine sia uno strumento efficace per fare business. Perché i robot sociali? I robot sociali sono quello strumento che permette la necessaria automazione su alcuni dei processi che da qua in poi dovremo pensare di mettere sotto il loro cappello. Sono principalmente gli servizi alla persona ripetitivi ed a basso valore aggiunto. Ci saranno tutta una serie di servizi che vuoi per il costo, vuoi per la tipologia, perché servizi ad esempio ripetitivi che sono alienanti, vuoi per la durata del tempo, come servizi H24 che richiedono attenzione continua e con pause anche lunghe tra un ingaggio e l'altro, quindi non proprio l'ideale per un essere umano, vuoi per la mancanza fisica di persone, dettata dal fattore demografico, sarà necessario inserire come erogati da robot al posto di esseri umani, a pena di non avere proprio questo servizio. Ma che tipo di servizi possono erogare i robot sociali? Principalmente sono tre. Sono fornire informazioni personalizzate, raccogliere informazioni ed eseguire un monitoraggio della persona o dell'ambiente attraverso i propri sensori e i dispositivi IoT collegati. Tutti i robot sociali sono robot disegnati e concepiti per lavorare con l'essere umano, a stretto contatto, quindi non come nella robotica industriale, con delle barriere che vengono a separare la macchina dall'uomo, ma ad uso esclusivo di servizio dell'essere umano. Quali sono gli elementi di un progetto di robotica sociale? Allora, noi ne abbiamo individuati principalmente tre. Il primo è l'elemento tecnologico, che è dettato dall'hardware, dal software e dall'intelligenza artificiale che abbiamo sviluppato. Un secondo è l'elemento funzionale, che riguarda i casi d'uso e la ricerca del valore aggiunto nel far operare un robot in un ambiente. Il terzo è l'elemento interattivo, cioè la necessità che l'interazione tra uomo e macchina sia soddisfacente, altrimenti viene evitata, e quindi oltre che efficiente, anche efficace. Nel 2013, quando abbiamo iniziato, in collaborazione con l'Università di Padova, abbiamo sviluppato soprattutto la parte hardware. Cercavamo di sviluppare un robot capace di muoversi nell'ambiente, creare mappe, riconoscere corpi a terra e ricordare l'assunzione di farmaci, quindi fare servizi personalizzati ed andare a ricaricarsi automaticamente. Ne è nato un prototipo che ci è servito per avere tutto un know-how utile per capire dove focalizzare i nostri sforzi. Una decisione che abbiamo preso, ad esempio, è stata di non focalizzare i nostri sforzi sull'hardware, ma di andare a reperire sul mercato piattaforme di robot pronte all'uso ed integrabili nel nostro software. Un esempio di questi è Sambot Health, che è un robot sociale di tipo commerciale di fattura cinese, dotato di una sensoristica
evoluta, sono circa 60 sensori, ed è basato su Android come i nostri cellulari. Ha caratteristiche di robustezza, forme umanoide piacevoli che permettono un'interazione uomo-macchina di un livello superiore rispetto a un qualsiasi televisore o un cellulare e soprattutto non aggressivo. Vi faccio vedere adesso un dettaglio della sensoristica del SambotElf. Quindi la forma, come vedete, è di tipo umanoide, molto piacevole. Il robot è alto meno di 1,90 m e sulla testa c'ha tutta una serie di telecamere ad alta risoluzione e 3D che permettono di vedere l'ambiente circostante e di elaborare le immagini che possono essere ricavate. Ha poi un sistema di sensori touch, per cui quando il robot viene toccato riesce a capirlo e poter reagire, e un sistema di sensori infrarossi che riescono a percepire la presenza di corpi caldi nelle vicinanze. E questo permette il primo ingaggio perché quando un umano si avvicina a un robot, il robot riesce a percepirlo. Questo robot ha anche un impianto Hi-Fi particolarmente potente perché era stato disegnato per operare anche nell'ambito delle fiere, dove il livello di rumore è piuttosto elevato. Sul retro vedete che si riprende il sensore infrarosso, il PIR, e c'è un sistema di navigazione con sempre dei sensori infrarossi per riuscire a raggiungere la sua base di ricarica. Il robot si collega alla rete internet e sfrutta un'architettura basata su cloud, quindi tutta la capacità lavorativa viene messa su cloud. Quindi può essere evoluta in maniera esponenziale, mentre il robot è utilizzato semplicemente come interfaccia e quindi riesce attraverso la sua sensoristica ad essere sempre capace di svolgere il suo ruolo. Quindi dà garanzia di continuità dei servizi nel tempo. SambotElf può riconoscere comandi vocali. Può riconoscere comandi gestuali e soprattutto touch anche sul pannello che ha di fronte. Come dicevo, si ricarica automaticamente muovendosi verso la sua base di ricarica quando il livello della batteria raggiunge determinati limiti. Questo permette di mantenere sempre un'operatività. Operatività che già lui ha elevata perché fa fino a 10 ore di funzionamento continuato. Fino a 20 ore quando viene ingaggiato poco e quindi rimane in stand-by. Come la maggior parte dei robot umanoidi di tipo sociale, può collegarsi a dispositivi IoT e quindi allargare la sua capacità di percezione e può essere controllato da remoto per essere utilizzato come strumento di telepresenza. Una delle ultime novità che allo stato prototipale c'era da diversi anni, ma che sul mercato è arrivata recentemente e soprattutto grazie ai progressi dell'automotive, è la tecnologia LiDAR, quindi la capacità di muoversi, naturalmente in ambienti indoor, per quanto riguarda questi robot, su percorsi ottimi, quindi non solo con i sensori di prossimità. Ma per andare da un punto da A a B si ha a disposizione una mappa dove il percorso viene scelto nella maniera più breve o più efficace possibile. Questo è possibile raggiungere dei punti target che possono essere utilizzati per l'erogazione dei servizi. Questo è un esempio di mappa che viene generata da robot. Quando per l'inizializzazione viene portato in giro su tutte le stanze, in questo caso è di un ufficio, per dargli la possibilità di geolocalizzarsi puntualmente
su dove è all'interno dell'ambiente in cui lavora. In questo caso vedete che il robot è questa piccola freccia e questa è la sua base di ricarica e quindi il movimento che deve fare adesso è raggiungere la sua base di ricarica. Come vedete, questi sono i segni di esplorazioni non complete, ma attraverso la tecnologia LiDAR i risultati che si possono ottenere, quindi dove la stanza è stata ampiamente analizzata, tutti i muri e tutti gli ostacoli sono definiti. Dove non era necessario, risulta una visione parziale. Come vedete, il robot si avvicina al suo punto target attraverso un'analisi in rosa di quelli di sensori di prossimità e di sensori laser. Per poter gestire progetti di intelligenza artificiale, quello che ci serviva e che ha catalizzato tutti i nostri sforzi è stata quindi la creazione di un'intelligenza artificiale chiamata Vivaldi, capace di controllare e adattare il comportamento dei robot a seconda delle situazioni in cui si trovavano con gli umani. Robot di tutti i tipi, tutti, quindi non una piattaforma monoprodotto, ma una piattaforma che lavora sia in ambiente Android che altri ambienti ed è capace quindi di integrare diverse tipologie di robot. Grazie a questo, quindi, è possibile finalmente erogare servizi commerciali con i robot sociali. Infatti, Vivaldi ha il completo controllo della sensoristica dei diversi robot e gestisce, mixa le informazioni raccolte, magari anche da due robot diversi. Faccio un esempio, un robot viene messo all'ingresso di un ufficio e un altro robot può essere in giro per gli uffici. Alla richiesta di trovare una persona che viene posta all'ingresso dell'ufficio, si occupa il secondo robot di cercare la persona e portarla in ingresso. Perché è il sistema centralizzato che elabora le informazioni e comanda i vari movimenti e l'interazione di tutta la flotta di robot. Per ogni progetto è quindi possibile scegliere il robot più opportuno. Questi sono i quattro elementi principali di Vivaldi. Dopo, su alcuni progetti vengono fatti anche degli elementi custom. Quindi è una piattaforma dove abbiamo un primo elemento capace di gestire i parametri vitali, chiamiamoli così, dei robot e quindi capire che tipologia di robot è, qual è il livello di batteria, che funzionalità e che sensori ha. Con il modulo Vivaldi si riesce a impostare degli alberi di comportamento predefiniti, quindi che il robot deve interagire salutando e poi raccogliendo i dati anagrafici della persona che viene in visita, piuttosto che dando l'allarme per delle situazioni che sono ritenute particolari. E tutto questo viene gestito dal terzo modulo, che è l'intelligenza logica dell'intelligenza artificiale di Vivaldi, ed è lo scheduler, che schedula gli eventi e richiama gli alberi di comportamento corretti in base alla situazione. C'è poi un ultimo modulo che identifica quali sono gli utenti e i privilegi di questi utenti per poter gestire la flotta di robot. Vivaldi naturalmente ha la possibilità di integrare anche dispositivi IoT e la domotica degli ambienti. Questo per poter interagire nella maniera più completa possibile con la situazione ambientale del cliente e è possibile anche integrare servizi cloud di third party, come ad esempio i servizi cognitivi, dal riconoscimento della voce, dal riconoscimento e dell'elaborazione, al riconoscimento degli oggetti, oppure il database di clienti o di altri programmi, e
esigenze puntuali. Noi abbiamo selezionato diverse forme di robot a seconda del progetto e a seconda delle disponibilità. Principalmente arrivano dal mercato cinese, anche se adesso il mercato americano sta cercando di sviluppare questa tecnologia. Anche nel mercato americano si segue poi la manifattura cinese, in quanto qualità, prezzo, in questo momento la fabbrica del mondo, che è la Cina, è assolutamente competitiva. In particolare il robot Elf viene costruito negli stessi stabilimenti della Foxconn, dove vengono costruiti gli iPhone e gli iPad. Questi, ad esempio, sono i vari tipi di robot utilizzati nei nostri progetti. La forma è più o meno umanoide a seconda del tipo di progetto e non è detto che una forma più umanoide sia una forma più efficace nella comunicazione. Purtroppo siamo ancora all'inizio di questa tecnologia e le aspettative verso l'interazione con un robot sociale sono elevatissime. Molto spesso derivano dalla televisione dove l'androide è praticamente un uomo e quindi c'è fortissimo il rischio della mancanza dell'elemento interattivo e per cui la comunicazione è con un'intelligenza artificiale che non è Einstein, è un bambino di 2 anni e quindi non è piacevole e il robot non riesce a fare la sua funzione e viene abbandonato. Questo è il nostro laboratorio dove stiamo facendo degli esperimenti, inserendo ad esempio sulla testa di questo robot un'ulteriore videocamera per avere una qualità migliore del video e anche una posizione più elevata per l'interazione, ad esempio, con pazienti allettati. E vedete le varie tipologie che vi ho presentato prima dei robot. Come dispositivi IoT? Faccio l'esempio qui di un bracciale da polso capace di leggere il battito cardiaco, un misuratore di pressione, un pulsossimetro e una bilancia che possono tutti agevolmente essere collegati con il sistema del robot e tramite di esso, quindi con Vivaldi, permettendo di avere un'estensione del supporto informativo che fa in modo che si possano generare ulteriori servizi molto più accurati. Ad esempio, in caso di valori anomali può essere avvisato un servizio di emergenza o semplicemente in caso di valori anomali ma non così gravi può essere anche avvisato un caregiver di questa anomalia. Un'ulteriore funzionalità che la combinazione tra robot e IoT è possibile, è che in caso di valori anomali, per eliminare i falsi positivi, può anche essere chiesta al robot di fare un'interazione con l'ospite, dicendo, ad esempio, rilevo un elevato battito cardiaco, ti senti bene? Se quell'altro risponde, sì, ho appena fatto le scale, quindi è normale che il mio battito cardiaco sia elevato. Ecco che viene eliminato un falso positivo. Se risponde no, non sto bene, magari fa partire direttamente la richiesta di servizio di emergenza. Un altro fattore che magari adesso è un pochino attenuato con le mascherine, ma a breve non le utilizzeremo più, si spera, è il riconoscimento facciale. Se, naturalmente con le dovute prescrizioni a livello di privacy, si può gestire il profilo di una persona e riconoscerla attraverso gli occhi del robot. Questo permette l'erogazione di servizi personalizzati, quindi il robot può entrare e avvicinarsi ad un gruppo di persone dando l'informazione solo alla persona che ha diritto di riceverla. E dando informazioni generali a tutte le altre. Uno degli esempi è ricordare l'assunzione dei farmaci,
lo stimolo al movimento quando si tratta di ambienti per anziani con l'assunzione di liquidi. Questo invece è come ci vede il robot attraverso i suoi sensori. Quindi l'omino stilizzato viene visto in tutti i suoi movimenti ed è possibile quindi con la telecamera 3D anche contare, per esempio, il numero di volte che viene mosso un braccio o una gamba per verificare che le terapie prescritte siano effettivamente eseguite. Permette anche di verificare se una persona sta cadendo. Questa è una funzionalità che abbiamo sviluppato con la telecamera 3D appunto per gestire la situazione di uomo a terra anche in strutture non presidiate e quindi avvisare del pericolo. Vi parlo adesso di alcuni progetti che abbiamo implementato. Il primo è un progetto commerciale dove un robot è stato inserito nella reception di un centro di alta competenza per l'insegnamento della formazione esperienziale, il Lean Experience Factory, dove il robot identifica gli ospiti, se presenti nel database, li aiuta a registrarsi, se non presenti, e fornisce informazioni sulla struttura. Permette anche un certo intrattenimento durante le lezioni, dando informazioni sui servizi erogati dal centro stesso. Questo progetto attualmente è in una fase di evoluzione successiva, perché Experience Factory sta per aprire una nuova struttura e quindi sta arricchendo di funzionalità il robot per poter accogliere all'inaugurazione ancora meglio le persone. Una cosa a cui ci teniamo particolarmente è anche la collaborazione con case di riposo. Purtroppo il periodo di Covid ha rallentato un pochino le collaborazioni perché le case di riposo si sono dovute blindare, ma abbiamo sviluppato un robot che è connesso con dei dispositivi indossabili, una cintura da usare in palestra, permette il controllo del battito cardiaco dell'ospite. Questo permette all'operatore di focalizzarsi sul paziente e, in caso di anomalia, il robot dà un avviso vocale all'operatore che il paziente magari ha un battito troppo accelerato o sotto soglia. Un'altra funzionalità che abbiamo sviluppato è per il centro diurno della casa di riposo, dove un robot riesce a tenere aggiornati gli ospiti con le previsioni del tempo e le ultime notizie. Questo è molto importante perché gli ospiti, una volta inseriti nella casa di riposo, tendono a ripetere ogni giorno le stesse cose e a perdere la nozione del tempo. Abbiamo anche un caso in cui, pur con tutta la nostra buona volontà, non siamo riusciti a realizzare un prodotto soddisfacente. Una casa di riposo ci ha chiamato, perché soprattutto durante il Covid era essenziale mantenere in contatto gli ospiti con i propri familiari attraverso dei dispositivi di videochiamata, ma non sempre gli operatori erano disponibili perché impegnati su altre attività. Abbiamo quindi sviluppato un servizio di videochiamata su robot per pazienti allettati. Un operatore inseriva il robot nella stanza e ad una certa ora il parente che aveva prenotato la videochiamata si collegava, riusciva anche a modificare l'angolazione della telecamera e per parlare con il proprio parente. Purtroppo la tipologia di ospiti della casa di riposo, che erano particolarmente anziani o affetti da patologie avanzate, non permetteva loro di accorgersi di avere una persona dall'altra parte che stava tentando di chiamarli
e quindi non rispondevano al dialogo. Questo cosa ha comportato? Che il parente che si collegava e vedeva il padre o la madre che non rispondeva ai suoi tentativi di interazione, si preoccupava ancora di più e quindi tempestava la struttura di chiamate. Quindi, con grande delusione anche degli operatori, che ci credevano molto su questo prodotto, abbiamo purtroppo dovuto dismettere, questa soluzione per questa casa di riposo. Perché pur in presenza dell'elemento tecnologico, dell'elemento funzionale, erano efficienti, è mancato l'elemento interattivo. Stiamo sviluppando con il Centro Clinico Nemo dell'Ospedale Niguarda di Milano un sistema per cui un robot umanoide somministra il questionario periodico che viene fatto per calcolare l'avanzamento della malattia. La malattia è la SLA, di cui il centro si occupa. Questo avanzamento ha un punteggio e in base a questo punteggio, risultante dal test, viene analizzato appunto a che stadio è la malattia. Siccome vengono poste tutta una serie di questioni particolarmente intime, si sta cercando di capire se attraverso l'interazione tra uomo e robot, sia il paziente che il robot riescano ad eliminare degli elementi soggettivi, quindi il paziente si sente meno, diciamo, invaso nella sua privacy, quando, è meno in crisi, quando deve dare risposte di tipo intimo e personale, e, viceversa, il robot non si fa scrupolo, di valutare coerentemente una risposta relativamente appunto a questo tipo di domande. Durante la prima ondata di Covid abbiamo gestito anche un terzo progetto in emergenza, diciamo, poiché molte strutture dell'ospedale erano altri tipi di reparti, quindi non reparti di malattie infettive, molto spesso difettavano di tutte quelle soluzioni di telemetria proprie dei reparti di malattie infettive. Questo cosa comportava? Che per verificare anche il battito cardiaco o altri parametri vitali, l'infermiere, il medico, l'operatore dovevano entrare nella stanza e vederlo sul monitor. Questo comportava naturalmente attrezzarsi con i dispositivi di DPI necessari per entrare in delle stanze Covid. Quello che abbiamo fatto noi è stato sviluppare un software tramite Vivaldi capace di permettere sia agli operatori che ai pazienti di avere una comunicazione asincrona con una postazione centrale inserita in quella che chiamano negli ospedali area pulita, cioè una postazione adiacente alle stanze Covid, ma dove non necessariamente si deve indossare la tuta e la FFP2, la maschera FFP2, ma basta una mascherina chirurgica e quindi dove c'è più libertà di movimento. Grazie a questo sistema, un robot gestiva due pazienti, verificando ad esempio che avessero, che indossassero il CPAP, piuttosto che non fossero caduti dal letto o avessero altre esigenze, banalmente anche un bicchiere d'acqua, attraverso i sensori del robot, e potevano leggere anche i parametri vitali sui monitor che erano a fianco del paziente, senza necessariamente entrare in stanza. Quindi questo sistema, per quanto banale, ha limitato ferocemente il contatto diretto tra staff medico e paziente, riducendo oltretutto il rischio di contagio, che all'inizio era particolarmente elevato anche nel campo degli operatori sanitari e dei medici. Diciamo che questa notizia ha avuto una vasta eco mediatica,
siamo finiti sui giornali praticamente tutto il mondo, compreso il telegiornale cinese, e su New York Times e quant'altro, come strumento positivo della robotica per l'assistenza alle persone. E naturalmente a settembre del 2020 abbiamo tentato di fare un'evoluzione. Una volta che si era un attimino rilassata la necessità di emergenza degli operatori, abbiamo cercato di capire con loro come potevamo aiutarli meglio. Ed è nata questa collaborazione con l'utilizzo di questo secondo robot che vedete, dove la dotazione è comprensiva di LiDAR, quindi c'è capacità di movimento su percorsi ottimi, e grazie alle postazioni che potete vedere nella fotografia sulla sinistra, che sono quelle che vi dicevo, in area pulita, tra virgolette, è possibile mandare i robot lungo quei corridoi dove vedete in fondo quell'operatore che invece è nell'area sporca, perché le stanze che si aprono su quel corridoio sono stanze Covid, e dove l'operatore giustamente utilizza tutti i DPI prescritti. Il concetto è che un operatore seduto davanti al suo monitor può inviare il robot nel suo giro programmato. Questo robot entra in tutte le stanze che sono parte del suo giro e una volta dentro lascia l'operatore libero di interagire o meno con i pazienti. Vi faccio vedere adesso l'installazione che abbiamo fatto, perché per motivi di privacy naturalmente non posso farvi vedere, e non abbiamo neanche preso immagini e video con pazienti presenti. Questo è il corridoio al di là della linea verde, quindi è area sporca, e queste sono le camere che si aprono dove vengono inseriti i pazienti Covid. E questo è il robot che nella prima fase di installazione aveva la base giusto fuori dall'area sporca, sta transitando in questo momento. Sul petto, come vedete, ha un bottone verde che permette ad un eventuale paziente o anche a un altro operatore di premere e interagire con le persone. Questo se magari dall'altra parte l'operatore non è presente, altrimenti viene preso un filmato che appunto indica che gli ospiti stanno bene e quant'altro. Il robot riesce agevolmente a muoversi su ogni stanza secondo un percorso preordinato. È anche abbastanza veloce, riesce naturalmente a evitare gli ostacoli. Quando entra nella stanza, dà la possibilità all'operatore di fare eventuali interazioni. Se l'operatore non fa nulla, o decide che le interazioni sono sufficienti, anche ad esempio dando messaggi vocali o facendo delle videoconferenze, quindi facendo parlare il robot con la propria voce, il robot non si ferma e prosegue oltre. In questo caso, poi, alla fine del giro, si va a ricaricarsi presso la sua basetta, per tornare poi operativo nel momento in cui viene schedulato un ulteriore giro. Questi sono, vi ho portato alcuni degli esempi che abbiamo, quanto allo stato dell'arte della robotica sociale per l'utilizzo in aiuto delle persone. Grazie. Grazie Enrico, molto interessante anche poi vederli in azione, anche se poi in questo momento sei sempre in zone di privacy, quindi realmente non si possono far vedere poi le interazioni con i pazienti. Ma una domanda, qual è in grandi linee, non ti chiedo
da qui a 2 anni, sapendo poi, conoscendovi che siete poi estremamente concreti, quali sono gli step o comunque gli obiettivi a cui state puntando? Cioè, migliorare l'interazione, migliorare la comunicazione, il movimento, la raccolta dati, cioè qual è come priorità? Allora, diciamo che la priorità in questo momento è migliorare la possibilità di movimento. Il LiDAR è appena uscito, ci sono tutta una serie di complicazioni, banalmente anche una parete a vetro che crea dei problemi, quindi di riuscire a gestire anche installazioni dove il LiDAR non è così efficace e capire che non è efficace, per dopo passare soprattutto alla fase di efficacia dei nostri sistemi funzionali e di efficienza. La grossa problematica all'interno dei progetti è la variabilità dell'essere umano, che si rapporta al robot in una maniera che può essere strutturata, ma che è difficile da ingabbiare in comportamenti ripetitivi. E questo per i robot e per l'intelligenza artificiale è ancora un problema. Ci sono un sacco di investimenti che nei prossimi 2 anni arriveranno e che si migliorano sempre in più, oltre a strumenti hardware sempre più precisi. Oltre a sviluppi nell'ambito dell'intelligenza artificiale, ad esempio per il riconoscimento del linguaggio parlato naturale, servizi sempre più accurati di riconoscimento degli oggetti, e oltre a questo si sta sviluppando anche sempre di più interazione tra uomo e macchina. C'è tutta una serie di scienze che coinvolgono anche la psicologia e altre scienze non necessariamente tecniche, ma che riguardano l'uomo, quindi come meglio approcciare l'uomo e come l'uomo può ottenere il massimo da una macchina. Circa l'integrazione, prima un'altra domanda che voglio fare. Per fare ad esempio un progetto di mediamente, un progetto in cui si pensa quindi di dover supportare l'uomo in determinate attività, quindi anche alcune di quelle che tu ci hai fatto vedere, no? Quindi che non è una sostituzione, è un supporto, perché poi bisogna stare attenti perché c'è sempre un filone di pensiero che cerca di estremizzare e dire l'uomo sarà sostituito. No, non è che è sostituito, è un No. supporto, quindi è un po' diverso. Soprattutto in materie così umane dove è importante il rapporto, anche il Esatto. controllo delle nostre capacità. Ma un progetto simile, quanto è il tempo minimo richiesto per ad esempio replicare una situazione simile? E poi la seconda domanda, su un'azienda che poi adesso tu hai fatto vedere sulla parte di supporto, quindi sulla parte, mi fa venire in mente tutta la parte dei pazienti fragili, no? Sì. Quindi quanto è importante, quanto si riuscirà ad arrivare con questi strumenti anche a supportare i pazienti direttamente in casa? Perché poi l'obiettivo della gestione dei pazienti fragili è riuscirli a gestire e a monitorare e a curare direttamente a casa. È Allora, fattibile? sì, è fattibile. Sempre di più abbiamo già fatto delle sperimentazioni. Cioè l'Università di Napoli ha fatto una sperimentazione utilizzando proprio i nostri robot, inserendo a casa di persone anziane questi robot per attività di routine, ma anche solo per fare controllo di queste persone. E diciamo il feedback è stato estremamente positivo perché anche a fronte di un'iniziale diffidenza della persona anziana, alla fine era sempre un qualcosa che cercava l'attenzione dell'anziano. E quindi le varie persone che hanno ospitato i robot alla fine non volevano staccarsene perché per loro era quasi diventato come l'animaletto domestico. E questo ha comportato che la sperimentazione è stata
molto positiva sull'ottenere dei risultati di interazione, o anche di analizzare se l'anziano stava tutto il giorno sul divano piuttosto che muoversi secondo le sue abitudini, o cambiava le abitudini, o rispondeva ai solleciti del robot che gli dicevano bevi dell'acqua banalmente, che gli anziani tendono a disidratarsi, piuttosto che muoviti, fai gli esercizi, eccetera, eccetera, eccetera. Un'ultima domanda, anzi, ultime due ti faccio velocemente. Scusami, ti rispondo anche sul tempo dei progetti. Sì. Naturalmente lì l'analisi è la parte principale, è quella che porta via più tempo, perché è necessario capire esattamente il modello di funzionamento, il valore aggiunto che si dà nell'inserire il robot in un determinato contesto, facendogli fare determinate cose, e l'efficacia che si può avere nella interazione con le persone di questo contesto. Poi sulla tutta quanta la parte di implementazione, noi abbiamo l'intelligenza artificiale Vivaldi che ci semplifica enormemente la customizzazione del progetto, la decisione dell'albero di comportamento e tutto quanto il design. Sono sempre progetti che durano qualche mese, in ogni caso. Pensi che ci sia il giusto livello di conoscenza anche nel mondo health sull'utilizzo di questi strumenti, di queste tecnologie? O forse Allora, manca della formazione? C'è la conoscenza ma non c'è la cultura o c'è diffidenza o serve più formazione? quando abbiamo inserito in ospedale, facendo un esempio, i robot, avevamo da una parte, ad esempio, il direttore del dipartimento che era entusiasta, perché c'era era uno strumento in più che poteva dare una mano ai propri operatori. Dall'altra, tanti operatori che non avevano magari dimestichezza con l'elettronica e non avevano in quel momento nemmeno il tempo di potersi aggiornare con quello strumento, e questo lo capiamo perfettamente. Viceversa, c'erano operatori che magari avevano già utilizzato sistemi simili, anche se non robot, che in brevissimo tempo hanno preso la padronanza dello strumento e lo utilizzavano in maniera massiva. Quindi avevamo dei turni dove il robot non veniva usato, degli altri dove erano sempre in giro o sempre in interazione. Quindi, e questo ci è stato riconosciuto anche dalla capoinfermiera, con cui ho parlato la settimana scorsa, ad esempio, per cui adesso stanno cercando di avere nuove idee per fargli trovare nuove funzioni, avendo adesso una pressione meno pesante. Quindi sì, c'è un deficit informativo di questi strumenti, ma perché? Perché sono appena arrivati sul mercato. Fino ad adesso, e anche adesso in gran parte, sono spesso solo nei laboratori delle università o in progetti sperimentali. Robot che vengono proposti in massa ad un costo accessibile anche dalle strutture e stanno arrivando fuori adesso. Un'ultima domanda perché so che ci state lavorando. Tu mi hai detto che una delle maggiori difficoltà, ad esempio, su cui state lavorando è proprio il discorso del movimento, no? Sì. Movimento che, insomma, da quando abbiamo iniziato anche a lavorare insieme, anzi, da quando ho iniziato anche a prendere, grazie a voi, su queste tematiche, si sono fatti passi in avanti molto, molto importanti. L'altro giorno mi è capitato di leggere appunto che una soluzione per risolvere questi problemi legati al movimento, legato anche allo sviluppo della domotica, quindi a rendere sempre di più le strutture dotate, quindi gli ambienti, scusami, gli ambienti dotati di una propria, sembra assurdo, ma di una propria intelligenza artificiale, quindi di sensori, di strumenti di visualizzazione. Probabilmente l'evoluzione
successiva, futura, sarà quella di utilizzare magari questi tipi di robot per un certo tipo di lavori che un tempo magari erano lavori più manuali, ok, più e rendere gli ambienti interattivi, cioè attraverso postazioni fisse, attraverso virtualizzazioni, attraverso quindi l'IoT che può essere da un materasso pieno di sensori, a delle lampadine, a delle mura, eccetera, eccetera. Lo vedi realizzabile questo nel breve tempo oppure è Assolutamente, sì. qualcosa No, di libro di Asimov, insomma? no, secondo me vuoi con il miglioramento delle tecniche di movimento dei robot e con la diffusione sempre più marcata dei sensori negli ambienti che diventano quindi degli ambienti intelligenti, io mi aspetto che fra non molto, quando mi alzerò dal letto, ci sarà un robot che si avvicina per farmi vedere le ultime informazioni o darmi la nota della giornata, recepire quello che invece voglio fare io per il weekend, facendo elaborare a lui ulteriori consigli. Quindi sarà un'interazione probabilmente fra qualche anno che diventa banale. Questo perché il robot rispetto anche a una postazione fissa o d'altro è una soluzione all in one che riesce ad avere un rapporto con te che è migliore, è più efficace, ti segue, tu stabilisci quasi una relazione che non è sicuramente con un'altra persona, ma che la simula. E quindi, per certi versi, il miglioramento delle tecnologie e anche l'assuefazione all'utilizzo di queste tecnologie porterà sicuramente dei livelli di efficienza superiore. Ok, io Enrico ti ringrazio per la tua disponibilità, tanto nei prossimi mesi sicuramente svilupperemo qualche tema ancora molto più approfondito. Intanto penso che anche tutti i nostri utenti che ci seguono, qui ci sono in questa slide i contatti di Enrico, potete contattare noi, potete scrivere direttamente a Enrico per avere domande, informazioni. Proposte, temi da poter sviluppare, approfondire, da approfondire. Quindi io ti ringrazio, ringrazio anche il nostro partner, ovviamente un partner che è con noi da tanto tempo e con cui sviluppiamo questa tematica. Ti Grazie ringrazio, a voi. Enrico, buon lavoro e ci vediamo alla prossima. Buon Grazie, lavoro, ciao. buona giornata.